Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. L'imprenditore Carmelo Misseri, ricorderete la sua azienda, fu vittima di attentati in passato, lamenta di essere trattato come un evasore fiscale. Per questo il sindacato unitario scende a fianco della sua azienda, la SIXS, per cercare di superare la crisi e vincere anche la burocrazia. Dobbiamo salvaguardare un'impresa come la SIXS, che è strategica per l'economia siracusana, oltre ad essere riferimento per tutta l'edilizia del territorio. Stiamo assistendo a un'impresa che ha resistito alla mafia, ma che sta cedendo sotto i colpi ciechi di uno Stato burocratico che ti dà il colpo di grazia finale con cartelle vessatorie. I segretari provinciali degli edili di CGL, Gisle Will, rispettivamente Salvo Carnevale, Paolo Gallo e Saverio Corallo, si pongono al fianco di Carmelo Misseri, titolare dell'impresa SIXS, che ha detto no alla mafia nonostante i ripetuti attentati. In questi anni, proprio perché vittima di pesanti intimidazioni, la SIXS ha beneficiato della sospensione dei pagamenti tributari, ma il beneficio ora è stato sospeso e l'erario sta chiedendo a tutte le imprese che avevano goduto del differimento non solo l'immediato pagamento dei tributi sospesi, ma maggiorati di interessi di mora e di sanzioni. Mi stanno trattando al pari di un evasore fiscale, commenta Carmelo Misseri. Il pagamento dei tributi sospesi metterà in ginocchio l'azienda, da qui la presa di posizione dei tre sindacalisti. C'è un tempo per fare le battaglie, ma quando l'impresa entra in crisi e la regia di questa crisi è lo Stato, non ci sono battaglie che esistano. È dunque arrivato il momento di fare una contrapposizione forte, proseguono Carnevale, Gallo e Corallo, perché quando l'impresa edile siracusana più importante entra in crisi e ciò comporta rischio occupazionale oltre una serie di drammi legati ad essa, il sindacato non può non schierarsi al suo fianco, soprattutto quando poi ci sono di mezzo dei fatti estortivi. Non ci sembra che l'impresa abbia chiesto regali, ma solo trattamenti più elastici, per cui pensiamo che sia arrivato il momento di alzare il livello di attenzione attraverso ragionamenti mirati con le imprese, con le associazioni e ovviamente la deputazione siracusana, perché sono i parlamentari che si rapporteranno con il governo tramite le commissioni che da qui a breve si riuniranno. Sostegno assoluto quindi a tutte le aziende come la SIXS che denunciano atti estortivi e mafiosi e sostegno alla proposta di modifica della legge 4499 in discussione in commissione giustizia alla Camera, che dilaziona i tempi di restituzione della contribuzione sospesa alle aziende vittime di questi fatti. Chiederemo in tempi rapidissimi al nuovo prefetto di convocare un tavolo istituzionale con sindacati, imprese, associazioni e politica affinché Siracusa faccia fronte comune su questa vicenda. Ricorso gerarchico contro il bando di concessione d'uso per quanto riguarda l'area dell'ex piazza d'armi nel comprensorio Maniacea. Il Consorzio Plemmirio, ente gestore dell'omonima area marina protetta, ha presentato un formale ricorso gerarchico contro il bando di concessione d'uso a privati dell'area ex Piazza d'Armi che si affaccia sul Castello Maniace, indetto dall'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sicilia, pubblicato il 3 aprile. Contestiamo fortemente questo bando, afferma il presidente dell'area marina protetta del Plemmirio, Sebastiano Romano, in primo luogo perché prevede attività assolutamente non consone ad un contesto monumentale come il Castello Maniace, un'area di grande pregio che verrebbe trasformata in una sorta di rumorosa casba marocchina violentata giorno e notte nella sua essenza storica e naturalistica venduta al migliore offerente. Un bando evidentemente frutto di sviste, fatto frettolosamente, precisa il presidente Romano, che comprende perfino una porzione di area esterna assegnata in uso governativo al Ministero dell'Ambiente nel febbraio del 2013, come risulta evidente dai carteggi tra gli enti e per questo oggetto di attenti interventi di riqualificazione e sistemazione da parte del Consorzio Plemmirio. Vorrei ricordare che l'ente gestore dell'area marina ha utilizzato sin qui gli spazi esterni di pertinenza con estrema attenzione, con il contagocce, consentendo solo ed esclusivamente attività strettamente connesse all'educazione ambientale o di alto profilo culturale, così come detta il buonsenso e il rispetto di luoghi come questo. Ci meraviglia che altri enti e istituzioni come la soprintendenza non siano sin qui intervenuti e non abbiano vigilato su quanto viene previsto circa l'impiego di un tale contesto monumentale. Il Consorzio Plemmirio, dopo la pubblicazione del bando, ha prima approvato
provveduto alla semplice segnalazione di errata corrige, ricevendo la risposta da parte del responsabile dell'unità operativa dell'agenzia di demanio, Cetti Vanessa Santillo. La dirigente ha definito la nota del consorzio Plemmirio destituita di pregio giuridico, essendo una contestazione del tutto generale, non sorretta da argomentazioni motivate che possano sconfessare l'analisi strumentale e documentale operata dalla scrivente. Dall'area marina protetta Plemmirio hanno quindi prodotto un formale ricorso gerarchico presentato dal presidente nonché legale rappresentante Sebastiano Romano, in cui in estrema sintesi, documenti e planimetria alla mano, si rileva che l'avviso di gara incorre nel vizio della contraddittorietà tra più atti, nello specifico l'avvenuta consegna il 26 febbraio 2013 con cui l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sicilia, consegna il bene immobile statale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, quale sede degli uffici delegati alla gestione dell'area marina protetta del Plemmirio. Un'area che comprende anche nel dettaglio 2.422 metri quadri di superficie scoperta, assegnate per le funzioni connesse alla gestione dell'area marina e che non possono pertanto legittimamente essere destinate ad altri usi. La carenza negli organici dei magistrati è al centro della riunione del Consiglio giudiziario. Si è tenuta ieri al Palazzo di Giustizia in Viale Santa Panagia. Il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Catania si è riunito nel pomeriggio di ieri al Palazzo di Giustizia di Siracusa, una riunione programmata alla quale hanno preso parte giudici e magistrati in servizio al Tribunale Aretuseo. Si è trattata di una riunione nel corso della quale, tra le altre cose, è stato affrontato il tema della carenza degli organici dei magistrati, ma anche fra gli operatori giudiziari. La riunione è stata presieduta da Giuseppe Meliadò, presidente della Corte d'Appello. Erano presenti il procuratore generale Salvatore Scalia, il professore Pennisi dell'Università di Catania e il rappresentante gli ordini di avvocati di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltagirone, oltre ai magistrati Mignemi, Di Stefano, Curro, Aliotta, tutti membri del Consiglio giudiziario distrettuale. Il Consiglio è un organo collegiale che decide in autonomia rispetto al Consiglio superiore della magistratura in materia di formazione delle tabelle, assegnazioni e promozioni riguardanti i magistrati togati del distretto e quelli fuori ruolo. Facendo seguito alla riunione della giunta distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati, il Consiglio giudiziario ha avuto modo di approfondire la questione Siracusa e le difficoltà che i magistrati hanno nel far fronte al carico di lavoro con l'esiguità degli organici. In procura attualmente operano per esempio 8 sostituti procuratori coordinati dal procuratore capo Giordano e dall'aggiunto Scavone. Non meglio vanno le cose nella sezione giudicante. Proprio su questa problematica, quest'oggi una delegazione dei magistrati siracusani sarà a Roma per incontrare il sottosegretario alla giustizia. L'assessorato regionale beni culturali ha impegnato la somma di 84.000 euro, quale saldo del 50% del contributo concesso per il restauro dell'organo antico a canne della chiesa cattedrale di Siracusa. Un altro passo avanti verso la conservazione e il restauro di uno degli organi più importanti, ha commentato il deputato regionale Enzo Vinciullo. Festeggiamenti per Santa Lucia, sabato parte il patrocinio, quest'anno nel tema principale, quello dell'amore e della vita. Una festa del patrocinio, quella di quest'anno, nel nome dell'amore che crea e dona la vita. Questa mattina ha presentato il programma in onore della Santa Patrona della città, che avrà il via sabato con la cerimonia della consegna delle chiavi della Cappella di Santa Lucia da parte della deputazione al maestro di cappella e poi nel pomeriggio la traslazione del simulacro della martire dalla cappella all'altare maggiore. Torna la tradizione della festa del patrocinio con una frase che in qualche modo unisce l'esperienza della Madonna a quella di Santa Lucia, amare e dare la vita. Esatto, questa della frase è da un paio di anni che abbiamo voluto caratterizzare in un certo modo le feste e quest'anno è proprio il vero significato di una martire, del sacrificio che dà, dell'amore totale che poi anche viene visto in una dimensione particolare all'interno della famiglia, perché quest'anno anche il tema che vuole caratterizzare è collegato all'amore all'interno della famiglia. E si rinnova un appuntamento che è tradizionale, che è bello, che è intenso, che è quello che viene detto tradizionalmente Santa Lucia delle Quaglie, che poi con le Quaglie ha ben poco a che fare, è questo lancio di colombi che ricorda che Santa Lucia vuole bene a questa città. Ricorda il miracolo del 1646, la 371esima festa, e ricorda che quando Siracusa si affida a Santa Lucia risponde sempre. Apriamo subito con la cronaca, con la rapina compiuta a Lentini all'interno di un panificio.
Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Lentini sono intervenuti presso un panificio in via Mazzini, dove poco prima un individuo con il volto coperto ed armato di coltello faceva irruzione all'interno dell'esercizio commerciale e si impossessava di 100 euro in moneta, dileguandosi subito dopo. Indagini in corso. Gli agenti del commissariato di Augusta, a seguito di un'attività di indagine svolta nei decorsi mesi, hanno arrestato Maurizio Miano, 42 anni, e Massimo Del Fiume, di 37, entrambi residenti ad Augusta, per il reato di furto aggravato in concorso. Nella fattispecie, a seguito di articolati accertamenti consistenti nell'acquisizione e nell'analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona circostante a quella in cui si era verificato l'evento delittuoso, si raccoglievano elementi di nei confronti degli odierni arrestati. Entrambi nella mattinata del 23 gennaio scorso alle 4 circa venivano ripresi mentre a bordo di un'autovettura perpetravano il furto di un natante di ingente valore. In virtù delle indagini esperite, il GIP di Siracusa emanava un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due soggetti, i quali, rintracciati dagli investigatori del commissariato di Augusta, venivano posti agli arresti domiciliari. Gli agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto hanno denunciato due coniugi residenti in provincia di Milano per il reato di truffa online e sostituzione di persona. La vittima, un uomo di 29 anni, residente in provincia di Siracusa, nei primi giorni del mese di dicembre 2016, essendo interessata all'acquisto di una macchina fotografica, avviava una ricerca nei siti internet. In un noto portale adibito alla compravendita di oggetti online, l'uomo individuava la macchina fotografica di suo interesse, ritenendo congruo il prezzo proposto di 600 euro, contattava il venditore tramite l'inserzione. Concordate le modalità di pagamento tramite bonifico, la vittima corrispondeva a quanto dovuto. Dal momento del pagamento, non ricevendo la merce, il giovane si rivolgeva alla polizia, presagendo di essere stata vittima di un raggiro. Dagli accertamenti effettuati presso l'ufficio postale di Milano, si risaliva al codice IBAN sul quale era stato effettuato il bonifico, collegato alla carta Poste Pay Evolution intestata all'indagato. Quanto invece all'utenza cellulare comunicata dall'inserzionista ed utilizzata nella trattativa, la stessa risultava intestata ad una donna il cui nome si rivelava falso. Gli approfondimenti investigativi consentivano di risalire al nome esatto della donna e così di denunciare entrambi i coniugi per i reati perpetrati. Percorre 1000 chilometri da Solarino fino a Nettuno e tutto questo in 3 giorni. Protagonista è l'ex campione di baseball italoamericano Tony Lanero. Da Solarino a Nettuno in bicicletta, questa l'impresa dell'italoamericano Tony Lanero, ex olimpionico di baseball. Diverse le particolarità dell'iniziativa, a cominciare dal fatto che Lanero è affetto da tempo ormai dalla sclerosi multipla. Egli è originario di Solarino e con il gruppo di amici che lo scorta in questa 3 giorni in sella a una bici vuole idealmente ricordare le vittime dello sbarco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale a Solarino e a Nettuno. Ieri sera la cerimonia di presentazione dell'impresa. È stato detto che lo sport è importante per crescere sani, ma anche per guarire, tra virgolette. Sì, lo sport è sicuramente, delle esperienze di Tony, ma di tante altre persone, fa sì che magari la malattia non si sconfigge del tutto, ma Tony per esempio ha sconfitto l'immobilismo, no? Lui riesce a compiere distanze chilometriche che persone normali non riescono a fare, quindi fare 1250 km in bicicletta tutto d'un fiato con piccole soste è veramente un'impresa. Quindi credo che lo sport anche oggi abbia il valore universale, no, di accomunare salute, di accomunare religione, come ha fatto in questo convegno Seconda Guerra Mondiale, e medicina, quindi è anche l'amicizia, no? Ecco perché lo sport, diciamo, è aggregazione piuttosto che disgregazione. Ecco, uno sportivo d'eccellenza come è stato, è sportivo infatti, e trovarsi poi all'improvviso ad affrontare altri tipi di problemi, come è stato? All'inizio è stato veramente duro, cioè perché un atleta sano, come ha detto Michele, cerca di fare una vita sana fra mangi bene, ti comporti bene, credi in Gesù Cristo, no? Uno pensa, queste cose non deve succedere a gente come noi. Però succede, non è corpo nessuno, è solo che il corpo nostro fisico è molto fragile. E quindi inizialmente è stato veramente duro, perché per 3 mesi ho vissuto sul divano e mia moglie dormiva sopra, era stata così.
Però appena dopo 6 mesi, quando ho visto che prima camminavo e poi sono andato in piscina, ho fatto un passo alla volta finché ho trovato un limite che con la bicicletta, a cuore non posso correre più. Però con la bicicletta sono riuscito a convivere con la malattia e tutto lì. Parliamo di rappresentazioni classiche, adesso Festival del Teatro Greco, 7 contro Tebe, aprirà sabato 2 mesi di spettacoli. La lunga attesa per l'avvio del festival più partecipato d'Italia è ormai quasi finita e sabato 6 maggio alle 18.45 sarà 7 contro Tebe di Eschilo con la regia di Marco Baliani ad aprire il 53esimo ciclo di spettacoli classici. Il giorno dopo, domenica 7 maggio, sempre alle 18.45, debutterà invece Fenice di Euripide, diretta da Valerio Binasco. Le due prime chiuderanno così un cammino che ha visto tutto il personale della Fondazione Inda lavorare per allestire una stagione di qualità e con grandi interpreti nei cast delle due tragedie e della commedia Rane, che sarà in scena dal 29 giugno al 9 luglio e avrà tra i protagonisti Valentino Picone e Salvo Ficarra. Il festival al Teatro Greco di Siracusa durerà poco più di 2 mesi con 55 spettacoli e vedrà anche la traduzione simultanea in inglese. A preparare gli spettacoli Marco Baliani, Valerio Binasco e Giorgio Barberio Corsetti, 3 registi al loro debutto al Teatro Greco di Siracusa, con la grande capacità di guardare al mito e al classico con uno sguardo contemporaneo. La stagione 2017 punta sul tema il teatro e la città e consentirà agli spettatori di assistere da un lato all'evoluzione del teatro classico e dall'altro di riflettere su temi di grandissima attualità. A comporre il coro saranno gli allievi dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico, una delle eccellenze tra le attività della Fondazione Inda. Le due tragedie si alterneranno dal 6 maggio al 25 giugno, tranne il lunedì. La commedia invece sarà in scena tutti i giorni, dal 29 giugno al 9 luglio. La stagione prevede inoltre il 19 giugno la giornata del rifugiato, una serata di spettacolo e riflessione sul tema dei migranti e dei rifugiati. Lo sport e il calcio, ultima del Siracusa, prima dei play-off, gli azzurri incontrano in casa la Virtus Francavilla. Serve almeno un pareggio al Siracusa per mantenere il 5° posto solitario in classifica. Gli azzurri infatti hanno l'obbligo di ottenere almeno un punto dall'ultimo impegno della stagione regolare. Domenica si disputa Siracusa Virtus Francavilla allo stadio De Simone, calcio d'inizio alle 17.30 per tutti, così come stabilito dalla Lega. In caso di vittoria, il Siracusa, attualmente a quota 57 in graduatoria, non raggiungerebbe ugualmente la Juve Stabia, che ha 61 punti. In caso di sconfitta sarebbe raggiunto proprio dal Francavilla, in questo momento 54 punti in classifica con possibilità di essere agganciato, pure dal Cosenza impegnato nello scontro casalingo con il Foggia, già promosso in Serie B. La squadra di Sottil, però memore della batosta subita domenica scorsa a Catania, sta preparando nel migliore dei modi l'ultima di campionato e ci tiene particolarmente a chiudere in bellezza, possibilmente con una convincente vittoria davanti al proprio pubblico. Tanto più che il tecnico dei pugliesi Antonio Calabro ha qualche problema di formazione. All'andata la Virtus Francavilla si impose con un perentorio 3-1. Per il ritorno Sottil ha strigliato a dovere i suoi giocatori per scendere in campo con la massima determinazione. La partita di domenica sarà arbitrata da Fabio Schirru della sezione AIA di Nichelino. Gli assistenti saranno Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria e Dario Cucumo della sezione di Cosenza. Bene, con questo è tutto, era l'ultimo servizio, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programma.